Dunque, Ernesto Iaccarino, il famoso chef del Don Alfonso 1890. Lei legge i ristoranti campani? Certo. Come mai? Ma diciamo c'è un rapporto di affetto e di stima con un certo Davide Ricciardino. Quindi lei pensa che il Ricciardino scriva delle cose sensate? È attendibile? Penso di sì. Come mai è stima nella persona di Davide Ricciardino? Questo Ricciardino perché ha il coraggio di dire quello che pensa. Pensa che il dottor Ricciardillo sia in qualche modo ferrato nell'argomento? Ma devo dire la verità, non me l'aspettavo, ma c'è un buon palato. Grazie. Come mai non se l'aspettava? Non me l'aspettavo perché, sai, dal percorso filosofico, di filosofia di stelle, a quello gastronomico c'era un... E lo sa che l'estetica anche del gusto è di conio filosofico. Ma anche perché l'intelligenza soprattutto poi all'intelligenza. Quindi secondo lei il dottor Cialdiro è anche intelligente? E ove mai al dottor Ricciardiello non piacesse un suo piatto? Al dottor Ricciardiello non piacesse un suo piatto. Ed egli glielo dicesse, lei come la prenderebbe? Ma guarda, quando la critica è costruttiva serve, quindi le farebbe piacere. Se fosse una critica pregiudiziale ti ammazzerei, però se è costruttiva... Ma lei pensa che il dottor Ricciardiello possa proporre critiche pregiudiziali? Penso di no. Bravo, allora lo conosce. Basta. Allora, la mia pasta è abbastanza morbida, quindi non ci vuole tanto per... La posso stendere pure io? Basta sapere toccare nei punti giusti e ce l'avete. Ok, poi che pizza stai facendo? Dai, faccio una margherita in pieno. Ah. Che pomodoro metti? Casabarone, pieno di Casabarone. Pieno del Vesuvio. Che mozzarella metti? Un po' di sale. Sale. Un po' di bufala. Casolare. Che olio metti? Olio di cagliazzale. Olio cagliazzale. Quanto tempo deve stare, Franco? Quanto tempo deve stare? Ogni pizza ha una cottura diversa. Questa margherita qui? Diciamo tra i 60 secondi e 90, 60 e 90 secondi. Poi diventa la temperatura che trovi in forno, la pizza come condita. Se un calzone ci sta di più. La temperatura del forno? Va intorno ai 4,30, 4,40. Nicola, vieni. La cosa la vedi tu che è pronta? Ci dà un colore, ci dà il condimento pure, ci dà... Guarda, guarda, aggiungiamo del basilico, perché il basilico lo aggiungo sempre dopo, perché l'olio no, per me pure dopo ci faccio un po' di olio prima, un po' di olio dopo la cottura. Il basilico lo aggiungo dopo perché secondo me il profumo del basilico si deve sentire. A 400 gradi non vede che mettendo una foglia di basilico nel forno rimane il profumo del basilico. Manca solo un po' d'olio. Sì. Voilà.